Oh, bentornati sul canale. Se siete nuovi qui, benvenuti. Sono Alessandra Cartocci e questo è il posto dove scoprire la vostra voce. Allora, oggi voglio parlare della tensione al collo. Molto spesso chi canta fa esperienza di questa forma di tensione. In realtà, ogni forma di tensione potrebbe in qualche modo affliggere il cantante o comunque la persona che canta. Perché? Perché il nostro strumento non è soltanto quella cosa che io prendo quando voglio cantare o suonare, è qualcosa che porto con me tutti i giorni. Lo strumento è quello che porto con me quando mangio, quando dormo, quando faccio qualsiasi cosa. Quindi ogni forma di tensione che si accumula nella giornata va poi a ripercuotersi nel momento in cui io inizio a cantare. Quindi non sono più Alessandra, ma sono strumento musicale. Cosa dobbiamo fare però? Attenzione che un conto è la tensione che si accumula normalmente e che noi possiamo disinnescare attraverso esercizi fisici di vario genere che servono proprio a sciogliere le tensioni, ma anche a, se vogliamo, a trasformarci dalla persona che vive normalmente alla persona strumento musicale, come se ci spostassero un piano di attenzione. Ma in realtà molto spesso la tensione che noi accumuliamo è, e attenzione, questo è il punto più importante, è il segno, è il simbolo che noi non stiamo lavorando correttamente nel sistema di sostegno, appoggio, diciamo così, di supporto del respiro. E di conseguenza è il corpo che non sente sicurezza nella connessione tra l'emissione dell'aria e la produzione del suono e i risuonatori del viso, che cosa fa? Cerca di compensare appoggiandosi da qualche altra parte. E i posti principali sono questa zona qua, spalle e collo, ok? Quindi cerchiamo di capire se quello che noi stiamo facendo è semplicemente non mi sono isolata dal mondo o sto realmente non lavorando correttamente col sistema di supporto. Ok? Allora facciamo un esperimento semplicissimo. Proviamo a recitare l'alfabeto, ok? Così rimaniamo nel semplice per tutti. Io prendo un bel respiro e inizio: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Vedete il collo estremamente rigido, ok? Allora se io esperimento questa tensione, proverò a fare questo. Inspiro, provo a dire l'alfabeto, ma questa volta muoverò il collo di qua e di là. Se riesco a farlo, vuol dire che il mio lavoro è solo ed esclusivamente tensione da, ok, non mi sono abbastanza mossa e fino a 5 minuti fa ero al computer e quello che è, ok? Proviamo. Inspiro e A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ok, sono riuscita a farlo. Se invece io mi accorgo che A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, non riesco più a farlo, vuol dire che io non sto lavorando correttamente qua. Allora, allego un video specifico su tutta una serie di manovre per rilassare viso, collo, eccetera, che sarà sicuramente utile, ma allo stesso tempo voglio darvi una cosa da fare che io definisco il troglodita, cioè piegheremo, naturalmente ho questa cosa che mi metto sempre male nei video, però vabbè, piegheremo le ginocchia, ok? Con questa postura così, vedete, elegante, proprio mi sto un po' buttando giù, ok? E proverò a fare la stessa cosa in questa posizione, quindi con la testa bassa. Inspiro e A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ok? Provate ad applicare questo genere di esercizio a qualsiasi cosa voi facciate. Faccio un esempio. Sto facendo un semplice lip trill. Ok? Prrr, e anche in questo caso alleghiamo tutte le varie playlist su come fare i lip trill. Chi non riesce, provi con una V come Valentina, non U, V, perché in qualche modo occlude parzialmente e fa l'obiettivo che deve fare, raggiunge l'obiettivo che deve raggiungere, però farò la stessa cosa. Prima provo. Se questo funziona, perfetto, ma se questo non funzionasse, mi metto giù, la troglodita, inspiro e cercherò di sciogliere completamente quello che sto facendo. Ovviamente non mi aspetterò un suono brillantissimo. Per esempio, se facessi una A, nel momento in cui muovo il collo, più o meno funziona, ma se comincio a fare, ci sta che il suono non sia stabile, perché ovviamente sto muovendo tutto l'apparato. Provate e fatemi sapere come va. Ovviamente, se siete pronti subito ad andare al sodo, approfondire, eccetera, i corsi sul sito cantafinalestelle.com. E fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa in particolare.